Come di consueto le sue squadre lei tenta di farne segnare sempre subito e oggi diciamo che è successo proprio quello che è successo. Poi però quell'errore stava per compromettere le cose e lei ha dato un colpo diciamo tattico inserendo Corvino e ci è andato bene. Poi queste squadre adesso quest'anno penso che gli incontri finiranno sempre con uno sconfitto o vittoria di misura, lei che ne pensa? Ma questa è una squadra che ha fatto 3 vittorie in 3 partite, quindi si è vista anche qui, una squadra organizzata, molto aggressiva, soprattutto sui nostri portatori di palla, non ci hanno fatto ragionare tantissimo. E niente, noi si sapeva che le occasioni da reti potevano essere poche, come poi sono state, le abbiamo sfruttato. Questa ingenuità loro, insomma, Altanzi ha fatto un bel gol, ha anticipato l'avversario, ha fatto gol di testa. Poi ritengo che tiri in porta diciamo, del risalire non è che ne ho visti tanti, soltanto questi lanci lunghi. E sapevamo che la loro tattica era quella di sfruttare la fisicità dei 3 davanti, perché insomma avere 9-11 Giglio, De Carolis e Pozziello, i tre forti di testa, non facevano che spizzicarli e andare negli spazi, questo è il loro gioco. E alla fine ci ha creato qualche problema, qualche spizzicata. Poi la rabbia era subire questo gol su fallo laterale e le abbiamo restituito, perché poi sul fallo laterale nostro abbiamo fatto gol della stessa maniera. Però ritengo che alla fine tiri in porta loro non è che ne abbiano fatti tantissimi. Noi non abbiamo fatto tanti tiri in porta per qualche altra occasione, però l'abbiamo avuto. A un certo punto, dopo il pareggio, lei sembrava alla panchina un vigile urbano, ha cominciato a dare Perché? Perché gentile non era facile, poi non era facile, bisognava pensare un attimino a restare alti, perché su 1-0 si è restati alti, io ho cercato con Carlo Vicedomi di attaccare il loro mediano basso, cioè quindi tenerlo sempre alta la squadra. Una volta che siamo passati in svantaggio, in parità, quindi io volevo vincere la partita, è chiaro che qualche altra cosa di più offensivo devo farlo, quindi a quel punto mi sono giocato la carta di Vincenzo Corvino che è entrato bene, ha fatto bene in quei 20 minuti. Chiedo scusa, ho finito poi. Quando lei ha spostato quei pochi minuti Vicedomini più avanti con Lancelotto, può essere una chiave tattica per il futuro, quella? Ma io questo l'ho fatto a Picerno negli ultimi minuti, ho avanzato Vicedomini sul loro basso per tenerli proprio per non farli giocare. Però è chiaro che oggi c'era anche un po' di stanchezza perché qualche giocatore ha fatto 3 partite in 8 giorni, non si poteva fare una rivoluzione, ha fatto riposare qualcuno. Quello che ho pensato poi si è verificato con Palmisano, perché Palmisano quando è entrato ha fatto delle accelerate che ha messo in difficoltà la squadra avversaria, oltre al cross e all'incursione che ha fatto a destra ha fatto anche il gol, quindi diciamo che Palmisano quello che avevo intenzione in mente di fare poi me l'ha restituito. Egregiamente, è chiaro che qualcuno sta ancora fuori condizione. Andrea Presicci si è dato un grande da fare, però è chiaro che ancora ha bisogno di tempo. Però noi dovevamo anche incominciare a far entrare questi giocatori. Anche Ricciardo stesso non è al meglio, però si è sacrificato per tutti i 90 minuti. Quando questi giocatori daranno il loro contributo al 100% e staranno bene. Sicuramente questa squadra migliorerà sotto l'aspetto del gioco. E poi non dimentichiamolo sempre il fatto che abbiamo questo campo, che chi viene qui e si difende e riparte a questa agevolazione rispetto a noi che siamo costretti a volerla giocare, però a volte la buttiamo in avanti perché poi ci creiamo dei pericoli nella perdita della palla e ci possono appunto poi pungere in ripartenza. A quel punto molte volte si sta rischiando di buttarla avanti e cercando di rischiare quanto meno possibile. L'impressione anche oggi che abbiamo avuto è che questa è una squadra votata alla costruzione e all'attacco. Ogni Sì. volta cerchiamo un atteggiamento più di contenimento, soffriamo. Ma loro, quando trovi una squadra molto fisica, loro, io già dal riscaldamento, a parte che riconoscevo, la maggiore riconoscevo, poi ho avuto anche delle referenze e tutte e 3 le partite l'hanno messa sul piano fisico. Tutti e 3 gli allenatori che ho parlato e ho mandato qualcuno a vederli, questi il 90% salgono e accorciano sul portatore di palla, che poi è Giglio, perché alla fine Giglio
non ha fatto altro che spizzicarle tante volte perché è forte fisicamente e quindi dovevamo stare attenti sulle spizzicate di questo attaccante ed accorciare tutti sulla palla. Ci voleva aver visto la lirica, è meritata o immeritata? No, io penso che Risuadire ha fatto una grossa partita, secondo me contro una grossa squadra. È chiaro che aveva avuto la possibilità sull'1-1 anche di passare in vantaggio, è chiaro poi che su un'ingenuità sul fallo laterale abbiamo preso un gol da Polli. Però la squadra ha giocato secondo me una grossa partita alla pari con una squadra blasonata, perciò io credo che Risuadire oggi ha fatto una grossa partita, a prescindere dal risultato, proprio perché ha giocato alla pari fino alla fine, solo una grossa ingenuità ci ha fatto perdere la partita, perché secondo me Risuadire ha giocato alla pari. Ha fatto due ingenuità, una dopo 5 minuti e una al 33esimo del secondo tempo, su due falli laterali. Però è stata sempre in partita, credo che giocare a Nardò e giocare alla pari penso che non sia facile per noi e per Risuadire. Quanto ha inciso, visto anche mister Ragno l'ha detto, le condizioni del terreno di gioco oggi, che abbiamo visto era abbastanza... Sì, il terreno di gioco secondo me non era all'altezza della situazione, penso che il campo non sta in ottime condizioni, è chiaro che per chi attacca è più difficile, però alla fine quello che conta è il risultato, Bernardo è stato bravo a sfruttare l'occasione del secondo gol e alla fine ha vinto, però... Risuadire ha giocato alla pari, penso che sull'1-1 ha avuto 7-8 minuti che secondo me Nardò stava in difficoltà, poi è uscita questa ingenuità e è finita la partita, perché poi devo dire che l'arbitraggio non mi è piaciuto per niente su tutti e due gli aspetti, ha fischiato sempre negativo da ambe le parti, non mi è piaciuta la terna, sempre in ritardo, i due guardalini, fa laterale al contrario, hanno fatto un sacco di errori, cioè non era un arbitraggio all'altezza secondo me, stava molto di meglio di questi qua, però voglio dire alla fine quello che conta è il risultato, Nardò è stata brava a sfruttare l'occasione, ha vinto e alla fine ha ragione. Quindi però... lei è venuto da Nardò, si è accontentato anche del pareggio? No, io sono venuto da Nardò, se avete visto l'atteggiamento dell'inizio siamo andati subito ad attaccare perché non siamo venuti per difenderci, perché non siamo abituati proprio a difenderci, dimostrazione che ogni partita noi riusciamo a fare gol, però riprendiamo pure, che significa che è una squadra predisposta più ad attaccare e non a difendere. Oggi ci mancavano anche tre giocatori importanti, Basilico, Santoro e un altro ragazzo che insomma si sono sentiti, insomma anche sui campi. Basilico è un giocatore che l'anno scorso ha fatto la differenza in Serie D, oggi qui poteva darci una grossa mano. Però la soddisfazione è che ho visto una squadra nostra, quadrata, senza paura, che è venuta a giocare alla pari a Nardò, che secondo me... Credo, di quello che si dice a detti lavori, è una delle squadre più forti di questo girone, tolte le due Francavilla, Potenza, cose, Taranto, Fondi e Pomigliano. Penso che queste sono, diciamo, le più accreditate alla vittoria finale. Sì, perché mi sono accorto che a un certo punto dovevo allargare il gioco, cercare di dare più profondità, ma l'avevo già programmato. E Cardini e Reali sugli esterni hanno dato difficoltà ai due terzini anche alla retroguardia difensiva, perciò la mossa, diciamo, di Cardini è stata giusta, diciamo, di portare più avanti il baricentro più avanti e chiaramente hanno creato un po' di problemi a Nardò dietro. Io proprio sulla questione del baricentro più avanti, sì. Vorrei il suo parere, quando voi tentavate di fare il baricentro più avanti, sì. Non eravate molto determinati? E spesso voi prestavate il fianco alle ripartenze del Nardò, cioè c'era diciamo che noi rimanevamo compatti tra la seconda e terza linea, cioè dietro riuscivamo a salire sopra, però non andavamo troppo nella seconda e terza linea, nella fase offensiva non appoggiavamo troppo gli attaccanti, però solo i due centrocampisti rimanevano troppo dietro, però come atteggiamento è stato secondo me quello giusto di allargare i due esterni e di mettere Posiello dietro una punta centrale, secondo me lì abbiamo creato qualche problema, perché secondo me lì la squadra ha giocato molto meglio il secondo tempo, soprattutto i primi 25 minuti. Con l'innesto di Cardini, finalmente. Sì, l'innesto di Cardini, sì. Ha dato molta profondità, uno contro uno è stato bravo,
ha avuto pure l'occasione lì per cercare di andare in porta, però alla fine abbiamo fatto una grossa ingenuità su un fallo laterale, abbiamo fatto un grosso errore, però alla fine abbiamo pagato. Allora Andrea, questo esordio dal primo minuto com'è andato? Beh, diciamo che sicuramente personalmente mi aspettavo di più, però da quanto detto da altri compagni che hanno avuto questo infortunio si sa che le prime partite si fatica tantissimo perché purtroppo non si è più abituati a un certo tipo di ritmi, quindi queste partite mi serviranno appunto per poi ritornare alla forma e speriamo quanto prima al 100% e appunto poi lì si può parlare di un altro presidio rispetto a quello che abbiamo visto oggi, però comunque diciamo che il mio impegno è stato al 100% oggi, soprattutto in fase difensiva, diciamo, ho aiutato molto Cassano e anche gli altri compagni e poi appena avevo la possibilità cercavo appunto di dare fastidio in avanti, certo per quello che sono riuscito a fare. Sì, sì, si sapeva che era comunque era una squadra combattiva, diciamo, puntava molto su questi lanci lunghi sulle punte, sugli inserimenti dei centrocampisti, però siamo stati bravi sia con la difesa ma anche il centrocampo appunto a dare una mano e a ripartire quando c'era da fare male. E poi abbiamo preso questo gol su una rimessa laterale. Purtroppo però, come è successo a noi, diciamo è successo forse anche a loro, mi sa su una rimessa laterale nostra abbiamo fatto gol, quindi purtroppo sono situazioni che nel calcio succedono sia in maniera negativa ma anche positiva appunto. Mi ha fatto piacere gli applausi, tutto il pubblico in un certo senso che ha voluto festeggiare, riabbracciare, insomma. Sì, sono contento perché comunque è un'emozione bellissima tornare a giocare dal primo minuto appunto a Nardò da Neretino. E poi, ripeto, sono stato molto comprensivi perché so di non aver fatto, in senso, quello che magari sono io, però ripeto, appunto, mi servono alcune partite per ritornare al 100% e lì spero appunto di poter dare una grossa mano alla squadra. A mio parere ti stai sottovalutando. Sei molto modesto. Purtroppo servono anche queste cose sì, perché fanno crescere. Però... Non è che un giocatore si vede solo quando segna oppure quando quello... si prepara. Anche il fatto che lui stesso hai detto che quasi non fosse essere sacrificato, è mica una cosa da niente. Sì, sicuramente infatti i tifosi hanno guardato più quello. Per mezzo del movimento tuo e di Montinari loro non riuscivano poi ad alzare il baricentro perché poi cambiavate passo e loro tornavano. Indietro. Sì, è vero, diciamo, è su sta cosa sono andati in difficoltà perché appunto noi tornavamo ad andare... Devi, come tutti, un po' migliorare l'aspetto fisico, però in ogni caso, per me, hai fatto una partita proprio al servizio della squadra. Sì, diciamo che erano diciamo, le cose che alla fine mi ha chiesto il mister, ma che volevo, cioè comunque sono io, diciamo così, sempre a... positivo a dare una mano comunque soprattutto in difesa e appunto poi quando c'è da attaccare naturalmente diciamo le mie caratteristiche sono diverse da quelle che abbiamo visto oggi, cioè nel magari nel puntare ho evitato magari appunto l'ho messa in mezzo grossavo per i compagni, ecco, quindi mi riferivo a questo, però sapevo che oggi era appunto era difficile, quindi dovevo fare quanto le cose più semplici possibili ed erano quelle, fase difensiva e cercare appunto di servire i compagni per andare in gol, poi è normale se capitava l'occasione per il gol, certo. Tanto di meglio, però prendi raffinati dal piede raffinato come il tuo, poi il primo nemico oggi era il campo, è vero, sì, volevo sottolineare questa cosa perché purtroppo è impossibile giocare su questo campo, pure che si vuole, ogni tanto si è rischiata pure la giocata, però come si è visto si sono sbagliati anche i passaggi molto semplici proprio perché comunque la palla rimbalza in una maniera stranissima, purtroppo non c'è da sottovalutare questo aspetto appunto che è il campo, purtroppo noi vorremmo giocare e fare le cose che proviamo magari durante la settimana anche giocando palla a terra, però è davvero molto difficile.